Allora, ciao a tutti e sono qui per rispondere ad una richiesta che mi è arrivata da qualcuno che ha guardato, ha ascoltato più che altro le letture metriche di poesie latine, di versi latini che ho messo sul mio canale YouTube e mi ha chiesto di dare una breve, veloce, semplice spiegazione molto così essenziale sulle regole della metrica latina. E quindi io cercherò di rimanere in pochi, pochissimi minuti e di sottolineare quali sono gli elementi più importanti, caratteristici appunto della metrica latina. Allora, c'è da dire prima di tutto che al contrario della metrica italiana, quella latina non è accentuativa, cioè il ritmo dei versi non dipende dall'accento tonico delle singole parole, ma dipende dalla quantità sillabica. Che cos'è la quantità? Allora, nelle parole latine ogni sillaba, può essere lunga o breve. Appunto, questa è la quantità sillabica che a sua volta dipende dalla quantità delle vocali contenute nella sillaba stessa. La sillaba breve è quella sulla quale la voce si sofferma brevemente e quindi che viene pronunciata velocemente. La sillaba lunga è invece quella sulla quale la voce si sofferma per un tempo maggiore. Un po' come accade nel nostro accento tonico, dopo tutto l'accento, se ci fate caso, il nostro accento indica la sillaba dove la voce si ferma per un tempo maggiore. Ora, l'unità metrica del verso latino si chiama piede. Il piede può essere composto di due o tre sillabe e i piedi più importanti dei versi latini sono quattro. Allora, c'è lo spondeo, che è composto di due sillabe lunghe. Nello spondeo l'accento cade sulla prima delle due sillabe. C'è il trocheo, che è composto da una sillaba lunga e una breve. Anche nel trocheo l'accento, quando noi leggiamo, cade sulla prima delle due sillabe. Poi abbiamo il giambo, che è composto al contrario di una sillaba breve e una lunga. E nel giambo l'accento cade sulla seconda sillaba, sulla sillaba lunga. Infine c'è il dattilo, che è composto da una sillaba lunga e due brevi. Nel dattilo l'accento cade sulla prima delle tre sillabe. Questi sono i piedi. Allora, il verso più importante della poesia latina, così come anche della poesia greca, il verso, diciamo, dell'epica, è l'esametro. L'esametro si chiama così perché è composto di sei piedi. 6 metri, 6 unità metriche, quindi 6 piedi. Ed è chiamato dattilico perché la maggior parte dei piedi, la maggior parte è costituita da dattili. Dattili e spondei. Diciamo che i 6 piedi sono tutti dattili e spondei, tranne l'ultimo, il sesto, che può essere anche un trocheo. Ma diciamo che l'ultimo piede, l'ultimo dei 6 piedi sia un trocheo, uno spondeo, non ci interessa perché l'ultima sillaba viene chiamata indifference perché ai fini della pronuncia la quantità dell'ultima sillaba non è importante. Ora, nell'esametro dattilico abbiamo alcuni accenti fissi, per esempio l'ultimo accento cade sempre sulla penultima sillaba e questo lo capiamo. Perché se abbiamo detto che l'ultimo piede è uno spondeo, un trocheo, vuol dire che l'accento cade appunto sulla prima delle due e non sulla seconda, per cui l'ultima sillaba non sarà accentata. Quindi l'ultimo accento del verso cadrà sulla penultima sillaba, il primo accento sulla prima sillaba. Detto ciò, possiamo avere esametri con accenti molto diversi, per cui l'esametro somiglia un po' al nostro endecasillabo, è il verso più usato perché è un verso molto mobile, molto vario, non ha gli accenti fissi come altri versi, come ad esempio l'endecasillabo falecio, poniamo, o anche la strofa saffica o il giambo, che hanno gli accenti fissi. Al contrario, l'esametro, così come il nostro endecasillabo, ha accenti molto vari. Se noi prendiamo ad esempio
così citando a caso un verso del De Rerum Natura, abbiamo un ritmo come suave siam belli certamina magna tueri, per campos instructa tua sine parte pericli. Si tratta di due esametri che hanno accenti molto diversi l'uno dall'altro. È un po' come se noi leggessimo i primi versi della Divina Commedia: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Tre versi con tre ritmi diversi, proprio perché gli accenti cambiano di posizione nell'esametro a seconda se i piedi sono dattili o spondei. Noi abbiamo appunto la posizione degli accenti che varia. Probabilmente sapete che dal punto di vista grafico la sillaba lunga viene indicata con un trattino orizzontale, la sillaba breve con un trattino curvo, come se fosse una semicirconferenza, la parte inferiore di una semicirconferenza, cioè una semicirconferenza inferiore. Ecco, allora questo per quanto riguarda, diciamo, possiamo dire questa prima puntata, cioè alcuni elementi proprio basilari ed essenziali.